Lunedì 22 gennaio al Palazzazzoli di Torino ha preso il via il torneo internazionale di Para Ice Hockey. Italia, Stati Uniti, Norvegia e Giappone daranno vita a un fitto calendario che durerà fino a sabato 27, data delle finali. Sì, ormai siamo alla settima edizione di questo torneo organizzato dalla società Sport di Più, la società quella di Torino che gestisce la squadra locale di Para Ice Hockey, che sono i Tori Seduti. È stato sempre un'evoluzione rispetto alla prima edizione. Siamo contenti che ci sia la RAI che filma, le scuole siamo ben contenti che vengano, è una delle ragioni per cui l'abbiamo fatto di mattina, perché abbiamo invitato tutte le scuole del Piemonte. Ci sarà oggi, c'era già una discreta affluenza anche nei prossimi giorni. Poi avere qua, oggi abbiamo giocato contro i campioni paralimpici, sono dopo tanti anni che tra l'altro personalmente li ho invitati, sono veramente contento che finalmente abbiano accettato questo invito. Un appuntamento ormai fisso nel calendario torinese che quest'anno ha anche la valenza di test preolimpico per le nazionali impegnate. Sì, allora in realtà la Norvegia li abbiamo invitati sotto suggerimento del coach, perché comunque saranno nel nostro girone alle Paralimpiadi e vincessimo quella che sarà la prima partita di tutta la Paralimpiade, vincessimo quella partita avremmo un piede, quello buono, permettetemi una battuta, direttamente nelle semifinali che contano, quindi dove vogliamo arrivare. Il Giappone è comunque una squadra qualificata che sarà nell'altro girone delle Paralimpiadi, un po' più abbordabile ma sempre comunque temibile. Il folto pubblico presente lunedì mattina era per la maggior parte composto da giovani studenti di tutto il Piemonte invitati a partecipare dall'organizzazione. L'idea è partita dal così far vedere ai ragazzi la realtà del mondo, che non sono sempre quelle che vedono in televisione, oltre al calcio naturalmente. Eravamo invitati 2 anni fa Chiarotti con i suoi amici a farci vedere gli sport che praticano le persone con difficoltà. Ed era piaciuta molto questa iniziativa, abbiamo richiesto l'anno dopo di fare di nuovo la stessa cosa, ma Chiarotti ci ha detto che stava avendo molto successo questa cosa e quindi avevano troppi impegni. In alternativa ci ha invitato a vedere questo torneo internazionale che è piaciuto molto ai ragazzi dell'anno scorso e che abbiamo ripetuto quest'anno. Ma io vedo che si appassionano. E gli scontri li ho avuti l'anno scorso subito, nel senso che mi hanno chiesto di venire di nuovo. E quindi ho cercato di organizzare di nuovo questa cosa e devo dire che siamo contenti tutti quanti. Anche i colleghi sono entusiasti di questo, quindi mi danno la disponibilità ad accompagnare, che non è così scontato. L'Italia ha debuttato contro gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica, perdendo con il punteggio di 6-0. La gara ha comunque rappresentato un buon test per gli azzurri, che mirano al podio olimpico. Sì, loro lo sappiamo, sono una squadra soprattutto di ragazzi amputati bilaterali che comunque hanno un minimo di vantaggio, cioè nella loro sfortuna hanno un minimo di vantaggio in questo gioco, perché sono più veloci, più scattanti e più agili, quindi sfruttano queste capacità. Per noi questo è stato una specie di, come ha detto il coach, di allenamento difensivo. Si poteva fare un po' meglio, qualche gol sicuramente lo potevamo limare e comunque va bene così, per oggi va bene così. Ma prima dell'appuntamento a 5 cerchi, molti dei giocatori saranno impegnati nella finale scudetto nelle fila dei Tori Seduti, che cercheranno di strappare il titolo tricolore alle Aquile del Sud Tirolo. Ci saranno le finali tra 2 settimane in Alto Adige e l'eventuale Bella la settimana successiva qua a Torino. Loro rimangono favoriti, però quest'anno abbiamo dimostrato di poter dare testa e quindi senz'altro ci proveremo.